Buonasera, siamo a Bologna, l'Italia Unita, la festa dell'Avanti 2024, si terrà questa 3 giorni, partita stasera ufficialmente, come sempre l'occasione di parlare di politica, noi insomma, veramente facciamo questo grande sforzo, proviamo a farlo per quanto riguarda la nostra parte, insomma sempre di accorciare le distanze, oltre a mettere al centro del dibattito temi importanti, coinvolgendo parlamentari, leader di partito, insomma l'idea è quella di cercare di comunicare alle persone, essere quanto più vicini possibile alle persone. Il segretario nazionale Somaraio del Partito Socialista Italiano va in questa direzione ormai da anni e noi proviamo veramente con grande sacrificio a fare la nostra parte, sacrificio perché ci rendiamo conto di quanto la gente sia lontana dalla politica, abbia anche un po' smesso di ascoltare i dibattiti, le tribune politiche, eppure quando non ci occupiamo della politica, la politica comunque si occupa di noi. Ecco, e noi siamo qui per cercare veramente di fare la nostra parte. Uno dei temi è l'autonomia differenziata, la legge che spacca di fatto la riforma, che spacca di fatto l'Italia, rischiamo di avere un paese a due velocità, c'è un referendum, abbiamo chiesto il referendum, ci sono banchetti in tutta Italia, sono state raccolte centinaia di migliaia di firme in maniera assolutamente trasversale, non è un tema di destra o di sinistra, è una legge che evidentemente rischia di insomma, veramente far viaggiare il paese a due velocità in un momento molto complicato. Si può immaginare l'autonomia differenziata nel momento in cui tutte le regioni partano dallo stesso livello e allora a quel punto diciamo in qualche modo si parte in maniera uguale. Ecco, insomma, questo è il nostro punto di vista e lo abbiamo ripetuto a più riprese. Ecco, intanto il dibattito continua, visto che c'è Enzo, approfittiamo di Enzo Maraio, il nostro segretario nazionale, Bologna per il secondo anno di fila, festa dell'Avanti, è qui per parlare, l'ho detto, insomma, anche un po' per cercare sempre di accorciare le distanze, le nostre sezioni sui territori, un po' perché la gente continua ad allontanarsi, ascolta sempre meno e vota di pancia e non più perché si informa. Bene, il secondo anno che con Andrea Vulfe siamo qui a Bologna e animiamo questa bella festa di 3 giorni, tanta gente, tanti compagni che vengono da tutta Italia e soprattutto la cosa bella è lo spirito della politica che manca nell'ultimo periodo, lo spirito dello stare insieme, del confrontarsi, di elaborare buone idee, ma soprattutto però di stare sulla politica e sul pezzo e provare ad ascoltare. Quello che stiamo facendo e faremo in questi 3 giorni e i socialisti davvero partendo dai territori, dalle sezioni, dal radicamento stanno tornando, vedrete, stanno tornando in auge e cominciano anche a dettare la linea di quello che deve fare il centro-sinistra. Non vi sudivete, non ci piacciono, noi vogliamo una sinistra che sia plurale, forte, ampia, che reinterpreti di nuovo e riesca a reinterpretare di nuovo quella che è la sfiducia delle persone, dando delle risposte per ridare fiducia, ed è quello che noi proviamo a fare con tutti gli amici della coalizione che abbiamo ospitato e che stiamo ospitando in questi giorni. Ovviamente con un occhio sulle regionali, anche per l'anno prossimo per la Campania, ci sono tanti compagni di Campania che sono pronti a fare la lista, a mettere in campo e dare il loro contributo al centro-sinistra e soprattutto a dare un contributo a Vincenzo Coluca, intorno al quale io credo si debba costruire il futuro anche della nostra coalizione, delegando alle persone loro di stabilire il voto a favore di quello che abbiamo fatto e di quello che possiamo fare meglio, ma del tanto che abbiamo fatto. Enzo, ti libero subito, hai detto una cosa molto bella durante il tuo intervento, durante l'apertura, che i partner della coalizione ci considerano sempre rispetto a un voto nazionale, poi in realtà però sui territori dove abbiamo i candidati, le preferenze, ed è importante tirare dentro la coalizione il Partito Socialista Italiano perché lì poi tra l'altro giochi voto a voto e il nostro 4, 5, 3, 10% è sempre molto utile. Lì però poi ci considerano. È bellissimo, è tutto un mondo magico, lo dicevano, io l'ho detto nell'introduzione, perché tutti fanno diciamo i pipì e ti tengono lontano nel suo piano nazionale, quasi ti considerano inutile, però poi quando vai nei livelli territoriali dove si vince per un voto in più, torni centrale e quindi tutti ti vengono conto. Allora poi a quel punto ti dici, ma scusa, ma a livello nazionale però vogliamo costruire le condizioni, perché a molti sfugge che per una legge elettorale diciamo che io non
un contributo per essere buoni, si vince sempre per un voto in più, c'è una sorta di maggioritario giusto a proporzionale, ma si vince con un voto in più da prendere nei collegi. E quindi sono tutti importanti, dal socialista fino all'ultimo partito che deve comporre la coalizione di centro-sinistra. Enzo, grazie, buon lavoro, ti abbiamo rubato già tempo. Grazie, grazie a voi, grazie a voi, forza Andrea. Allora vi faccio anche un po' vedere, insomma, siamo a Bologna, lo ricordo, l'Italia Unita, questo è il tema della festa della pace di quest'anno. Qui c'è l'area dibattiti, insomma ci sono un po' di ospiti che sono arrivati, naturalmente c'è la stampa, ci sono tutti i media. Ci piaceva potervi portare anche qui, sapete che mi piace sempre condividere con tutti voi quello che facciamo tutti i giorni, quindi vi ringrazio per l'attenzione, se vi va continuate a seguirci, quando andiamo a Napoli lo facciamo, adesso a Bologna, e la politica sempre tra la gente, come mi piace spesso ricordare, è una politica anche di condivisione che informi le persone, che provi ad, prova ad informare le persone, e insomma eccoci qua, oggi vi presento la festa nazionale della Avanti. Volevo dire, lì c'è il programma, in realtà no, c'è il menù. Vabbè, mi perdonerete, ma insomma ho visto delle cose scritte, ho pensato, se volete ve lo leggo, penso sia la cosa meno importante. Buona serata, buon weekend, grazie.